Prenostino, 1257 abitanti a pochi chilometri da Pinerolo, sulle prime alture che sovrastano la città. Un paese pulito, ordinato, un paese in cui le tradizioni sono molto vive, tradizioni religiose, quelle dei valdesi, tradizioni agricole con un museo della viticoltura tradizionale, quella povera, quella eroica. Una comunità in cui i giovani hanno saputo dialogare con gli anziani, una comunità governata da un gruppo di amministratori piccolo ma che ha molte idee per fare di questo centro un centro importante per il turismo di prossimità. La prima sensazione per noi che arrivavamo a Prenostino la prima volta è stata quella di arrivare in Svizzera, un paese pulito, ordinato, un paese che ha molto da offrire tra l'altro al turista e a due passi da Pinerolo. Ce la conferma questa sensazione? Forse è un po' esagerata, io la ringrazio molto per questo complimento. Devo dire che insomma si cerca di fare in modo di tenere tutto ordinato, pulito, perché ci piace far conoscere il nostro territorio a chi arriva da fuori. Vogliamo fare in modo che questo territorio non si spopoli, quindi fare in modo che i nostri ragazzi che nascono e crescono a Prenostino non lo abbandonino dopo il percorso scolastico, quando iniziano il lavoro, ma abbiano sempre un bel ricordo dei loro luoghi di origine. Vogliamo farci conoscere per il turismo, perché come ha detto lei ci sono passeggiate, percorsi in bici, percorsi a piedi, insomma, da fare. E devo dire che però raggiungiamo questo risultato grazie all'aiuto di tutte le associazioni locali. Qui si può vedere come cattolici e valdesi, ad esempio, hanno saputo convivere per secoli. Qua si possono ripercorrere le memorie della Resistenza. Questa torre ne è la prova. È vero, questo monumento alle mie spalle, il Faro della Libertà, che ricorda i 600 caduti per la Resistenza nel Pinerolese, è nato qua a Prenostino, perché Prenostino si affaccia tra la Val Chisone Germanasca e la Val Pellice. È stato inaugurato nel 67, frutto del lavoro di volontari e della donazione anche di tutto il materiale, di tutte le pietre che arrivano dall'area di Bagnolo e di Luserna. La memoria è anche memoria di fatica, dell'agricoltura, della viticoltura. Qua c'è un piccolo ma fornitissimo e molto ben organizzato museo. Esatto, anche questo è frutto del lavoro di volontari. E lo scorso anno siamo riusciti a fare in modo che ci fosse un po' un passaggio di consegne tra i due storici volontari, ormai ultra ottantenni, che hanno, diciamo, creato e popolato questo museo con attrezzature e strumenti dell'epoca. Quindi c'è stato un passaggio di consegne col neonato gruppo giovani Prenostino 2020. E quindi questi ragazzi stanno cercando di imparare la storia del nostro piccolo comune in modo da poterla raccontare e tramandare poi ai ragazzi più giovani. Quando la incontrano i suoi concittadini, qual è la cosa che le chiedono di più, il servizio che è più importante per loro? Ma allora, un'esigenza che si è sentita in questi ultimi anni è l'esigenza di un trasporto pubblico, perché purtroppo il servizio quotidiano del pullman è stato soppresso qualche anno fa ai pomeriggi e non è in funzione nel periodo di chiusura scolastica sia estiva che infrannuale, quindi anche solo per andare a San Secondo a fare la spesa c'è bisogno comunque di essere autonomi, indipendente. Qui da noi inoltre manca anche un piccolo punto commerciale, non abbiamo nessun negozio, quindi bisogna per forza recarsi a San Secondo. Per quanto riguarda la vendita di prodotti alimentari, siamo riusciti a dare un piccolo supporto grazie agli agricoltori, istituendo un mercato agricolo la domenica mattina.